di Bibbiano per vedere quest'altra invenzione, anche questa è una moto. Fulvio Migliaccio è là in linea, collegato. Buongiorno, 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 buongiorno. Noi iniziamo col farvi sentire il rumore in sottofondo di questa moto e chiediamo però a Mauro, che è uno di quelli che ha il tatuaggio nel DNA, il motociclista DOC, quanto è alta la sua moto, Mauro? Più o meno 1,20 m. Questa è alta 1,20 m. Chiediamo invece a un signore che è lassù, che si chiama Fabio Reggiani. Buongiorno a tutti. Quanto è alta la sua moto, Reggiani? La mia moto è alta 5 metri e 5 metri, 5 metri. Quindi 5 la moto più alta del mondo, da chi ne sei del mondo. Esatto. E Fabio ci spiega com'è fatta. La moto è funzionante, infatti ha uno sterzo idraulico che permette la sterzata e ha un motore 5007 Chevrolet, infatti è un motore da automobilistico. Un motore che con 100 euro fa 10 metri. Esatto, esatto. E ha 280 cavalli, quindi ha i cavalli necessari per spostare questo mostro e che, ripeto, è proprio completamente funzionante ed è stata autocostruita nel tempo record di 6 mesi con l'aiuto di 8 persone che ringrazio. E tutti i dettagli sono costruiti artigianalmente, quindi a parte i pneumatici anteriori e posteriori, che sono dei pneumatici da ruspa, e tutto il resto è stato costruito. La decorazione è fatta a mano ed è tutta aerografata a mano. C'è anche qualche elemento particolare, esatto, tipo una chiave d'accensione a teschio, che non fa male, ma è soltanto la chiave d'accensione è molto, cioè, è proporzionata alla moto e infatti la rispecchia. E tutti i particolari sono stati eseguiti con varie tecniche, quindi vetroresina e taglio laser per quanto riguarda i cerchi e svariati pezzi. E le marmitte sono artigianali. È bellissima, anche loro. Fabio, molto bella. La grafica. Grazie, grazie. Però la cosa principale, appunto, è che cammina, cioè non è solo un monumento, una statua, è una moto vera, esatto, insomma, si può guidare, ci si può andare in giro. Esatto, esatto, non proprio al bar come il signor Torelli, però no, comunque si può manovrare, viste le dimensioni insomma, è un po' difficile, però ha uno sterzo idraulico come stavo spiegando, che può, è uguale identico a una moto normale con qualche differenza appunto sulla guida, infatti la posizione di guida è sulla sella dimensionata dove c'è dei leveraggi per quanto riguarda il cambio e il freno, la frenata e l'accensione, diciamo, sono tutte comandate da quella postazione. Ecco. Inoltre il manubrio è molto alto, quindi non si può toccare e anche con molto stretching non ci si riuscirebbe. A meno di non essere un gigante, insomma. Esatto. Avrà un altro manubrio da qualche parte per guidarla, immagino. C'è infatti la plancia di comando. Esatto, sulla plancia di comando c'è un joystick che permette la sterzata destra e sinistra. Carino. E chiaramente con un raggio di sterzata molto ampio. Senta, però Fabio, se non ho capito male, lei con questa, realizzando questa moto, costruendo questa moto, è entrato nel Guinness dei primati. Esatto, esatto, infatti è la moto più grande del mondo e per le dimensioni e anche per la funzionalità, nel senso che non è una statua come dicevamo prima, e abbiamo superato abbondantemente la moto che deteneva il record, che era una moto americana di 6 metri per 3, quindi 10 per 5, siamo proprio alla grande, diciamo. E quindi questa moto era stata costruita in America nel 2007 e questa è la dimostrazione che insomma anche in Italia possiamo creare qualcosa senza bisogno di andare oltreoceano o inventare chissà quali cose, insomma ci sono anche qua e con tanta passione si riesce a ottenere anche risultati. È un bellissimo lavoro di ingegneria, di carpenteria, di modellismo. Poi Giancarlo, dimostriamo, ma camminare non il mezzo che serve, ecco, camminare può fare qualche metro perché certo le strade non sono fatte, invece se devi andare in giro per l'Italia in tournée, le camere dell'esterna Rai guidata da Claudia Seghetti vi possono mostrare il mezzo che serve a trasportarla e ovviamente è un camion speciale che serve proprio per... è un camion speciale, la moto è eccezionale, quindi anche il trasporto lo è e appunto ci appoggiamo una ditta qua di Barco di Bibbiano che ci aiuta appunto nella logistica, che chiaramente è molto difficoltosa. Senta, Reggiani, il comitato, che è come un bambino anche in alcuni aspetti fisici, vorrebbe vederla camminare. Però ha delle giacche che si abbottonano non come lei, guarda come si ha la sua chiamata. Ma si può vedere camminare sta moto? Sì, la possiamo accendere, possiamo farla. Allora, lui però deve fare un giro, salire sulla scaletta. Sale velocemente, gli facciamo fare quei pochi metri che hanno anche consentito a questa moto di vincere il Guinness dei primati.
Pensate che questa ruota è alta 2 metri e 60. È una moto vera, è qualcosa, insomma, che ha il motore. Che è una moto vera, funzionante, è la frenante. Eccola qua, 5.700 cilindrata, già speso 20 euro solo per fare questa cosa. Eppur si muove. Vediamo il totale, inquadratura larga. Ecco qua. Vedete, sulla plancia di comando Fabio Reggiani si sta sedendo veramente, sembra la Forrestal. Eccola, vai. Ecco, è partita, è anche sgommato praticamente. E vi assicuriamo che è meravigliosa, meravigliosa, bravo. Bravo, complimenti, grazie Fulvio, grazie anche alla ditta che ci ha ospitati qui. Grazie, certo, agli ospiti, grazie a Fabio Reggiani. Noi dopo ci rivediamo in finale di collegamento, ma eccolo là in piedi sulla sua creazione. Adesso purtroppo abbiamo Torelli però qua da fare, vuole rinunciare Torelli? Anche lui ci ha lasciato un po' di suspense. Dove sì, no, dopo avete visto la questa cosa, adesso io come faccio a mettervi uno vicino all'altro? Quello ha fatto una moto gigante, il Guinness dei primati, ma ha fatto l'espresso. Guarda, il collegamento c'è, siamo collegati. Siamo collegati perché dobbiamo rivedere la moto gigante di Fabio Reggiani, questa moto da Guinness, 10 metri di moto, la moto più grande del mondo, funzionante, anche camminante, realizzata tutta artigianalmente, molto bella. Allora, se qualcuno vuole contattare Fabio Reggiani per saperne di più sulla sua moto, o vuole contattare Roberto Torelli e farsi offrire un caffè sul raccordo, può scriverci a via Teulada 660195 Roma, i fatti vostri, e prendere contatto con i nostri inventori, o anche una mail, i fatti vostri, @rai.it. Va bene, allora complimenti tanti a Fabio, grazie a Fulvio Migliaccio, Torelli, che bello. Grazie. Anche stavolta è andata, gli avevo detto di darsi malato, va bene, è venuto lo stesso. Allora, grazie tante, rivediamo intanto quella moto gigantesca e torniamo invece qui perché abbiamo qualcos'altro. Guarda che poteva essere un'idea, fare una caffetteria.